esperienza mi fa un po' piacere quando un pochino mi annoio a farla. Mi piace di più che queste esperienze più che stare da solo a fare giochi, ma però con voi è meglio. Mi è piaciuto di più quando si faceva il memory. Funzionava che dovevi trovare i semi del frutto giusto e chi ci riusciva prendeva le carte. Poi quando si faceva i disegnini era bello delle frutte che ti piaceva di più. C'era autunno, inverno, primavera, estate e te dovevi mettere nel posto dove il frutto veniva la stagione giusta. Quest'anno si è fatta una cosa bellissima, è stato divertentissimo fare l'orto. Ho imparato che a fare l'orto ci sono tante cose, tipo gli insetti che fanno il ciclo degli insetti, e poi ho capito meglio che cosa il maestro ci voleva dire delle piante. E a me mi è piaciuto molto. Abbiamo fatto questo progetto con questi bambini degli elementari e l'altra volta siamo venuti qua, abbiamo fatto due gruppi, metà che lavorava nell'orto qui e scavava il terreno per renderlo un po' più morbido, e poi alcuni bambini seminavano alcune piantine, poi si è fatto il semenzaio. È molto bello, cioè a me mi piace molto lavorare con i bambini queste cose, cioè rivivo le mie vecchi periodi delle elementari. Mi è piaciuto seminare, piantare e annaffiare, riportare l'acqua, praticamente aiutare, cose così. Mi è piaciuto piantare le piantine. Poi dopo qualche giorno è nata una radice di un mio amico. Piantare le piante. Basilico con la zappare. Ho seminato, ho zappato, ho zappato. Seminare le fave. Se fosse successo a me quando avevo la loro età, io sarei stato contento, anche perché è una cosa che mi è sempre piaciuta. E quindi sono felice che dei bambini della loro età, che hanno più o meno 8-9 anni, possano fare una cosa del genere che sicuramente gli servirà nel futuro. Che poi gli piaccia o meno, però insomma, già un inizio è una cosa positiva. Mi piace zappare perché ci vuole forza e mi piace levare le erbacce.
Abbiamo piantato le piantine. Fagioli, ravanelli e poi non me lo ricordo cosa hanno piantato. Questi ravanelli li stiamo già un giorno li abbiamo piantati. Tra qualche giorno potreste tornare e vedremo come sono appunto come sono le piante o altre cose. Mi sono divertita perché ho zappato e ho aiutato un po' i miei amici, ho imparato tante cose. Se prendiamo un spruzzetto velenoso a una pianta, lo mettiamo, i buchi e gli insetti che vogliono mangiare le piante non li mangiano, però se noi li mangiamo non li dovremmo mangiare perché ci fanno male. Prima si è piantato le piante di fagioli, ci si mette anche l'acqua, sennò potrebbero morire, ma non sulle foglie, sennò poi il sole le becca e muoiono, ovviamente. Zappare nell'orto, mi è piaciuto. A distinguere i semi, tipo dell'anguria, del mais, così.